dell'Associazione Amici del Museo di Masone, vi ringraziamo per la vostra presenza stasera. Come sapete, siamo qui per ricordare e omaggiare la figura di Gianni Ottonello, coideatore dell'Associazione Amici del Museo di Masone, nata nel 1997 anche con il fondatore del museo, Andrea Tubino, per consentire la fruizione del museo da parte di tutti i possibili visitatori. Gianni va ricordato inoltre anche per la sua capacità di fotografo, che tutti voi conoscerete, e lo ricordiamo tutti come un caro amico, che ha terminato la sua vita terrena un anno fa, troppo presto, lasciando un vuoto enorme, però devo dire anche un grande pieno, perché tutto ciò che qui ci circonda ce lo ricorda, e ci ricorda anche che c'è ancora tantissimo da fare per mantenere in funzione il museo e per ampliarne la sua portata, come ci ha insegnato Gianni in questi lunghi anni. I volontari dell'Associazione Amici del Museo di Masone hanno ricevuto un'eredità pesante da Gianni, il compito di continuare la sua opera senza di lui, senza il suo perenne sorriso che nascondeva però una determinazione straordinaria. Un particolare ringraziamento va ai musicisti che ci doneranno la loro musica per questa serata così emozionante e anche alla locale sezione della Croce Rossa che ci ha consentito un supporto logistico non indifferente, le sedie su cui siamo seduti. Prima di presentarvi gli artisti vi vorrei leggere una poesia dedicata a Gianni. Il grande fotografo, già da bambino andavi d'attorno con una scatolina col buio dentro e un occhio da dove facevi entrare solo la luce che serve a fermare ciò che emozionava i tuoi occhi. Poi sei cresciuto e la scatolina si è evoluta con nuovi occhi che rendono gigante anche la formica o la luna che si può toccare, ma il tuo desiderio era uguale al primo fissare su un quadrato di carta un attimo che ti ha dato stupore. Ora puoi dire di aver avuto due vite. Una, quella che hai visto con gli occhi, la puoi rivedere solo con i ricordi. L'altra, che hai nell'infinito archivio, puoi rivederla con un semplice clic. E il ricordo molto più nitido emoziona ancora te stesso e chi ha piacere di rivedere luoghi, persone che sono stati comuni. Negli anni hai scoperto ogni segreto delle figlie della scatolina nera, fissando momenti di ogni tipo, rubando sguardi da volti di persone, superbe fioriture di campi di lavanda, suggestivi scorci di un paese o creature animali nel loro vivere. Tutto ciò che rende immagine ha colpito i tuoi occhi, la tua mente, lo hai visto attraverso il piccolo occhio della scatolina nera col buio dentro e ha dato emozioni a noi tanti. Questa serata, lo ringrazio perché ci fa sentire partecipi ancora. Grazie. E adesso passiamo a presentare i musicisti. Lorenz Calcagno, clarinetto, diplomato in clarinetto presso il Conservatorio di Lione, è clarinettista presso l'Orchestra della Guardia Repubblicana. Brenda Garbarino, sax baritono, ha frequentato un corso musicale di sassofono, arapallo e due masterclass, fa parte della banda musicale Città di Cogoleto. Thank you.
maggio del 2023 è primo trombone dell'Orchestra Filarmonica dell'Opera di Marsiglia. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
dopo questo momento di vita, per augurare i sonni sereni, e salutiamo come fuori programma una nanna, si chiama Salvini.